Esatto. Mi chiamo Vito Scaletta. Sono nato in Sicilia nel 1925. Quel ragazzino sono io, con i miei genitori e mia sorella Francesca davanti alla porta della nostra vecchia casa. Non ricordo molto del vecchio paese, a parte fame e povertà. Poi un giorno mio padre decise che era ora di andarsene. Andarsene dalla Sicilia, oltre l'oceano, per iniziare una nuova vita, in America. Mia non avevo mai visto nulla come Empire Bay. Era bellissima. Per contro, non avevo mai visto nulla di più schifoso e disgustoso della nostra nuova casa, un buco di merda. Il sogno americano. Che altro un incubo. Mio padre lavorava al porto per il tizio che ci aveva organizzato il viaggio. Il lavoro gli riempiva la schiena e i pochi soldi che ricavava se li scolava. I miei mi mandarono a scuola. L'inglese dovevo impararlo. E in un quartiere italiano non ci sarei riuscito. E lì incontrai Joe. Vito, avanti, fregati! Col tempo io e Joe diventammo grandi amici. E dato che eravamo entrambi poveri e non c'era lavoro, merda, avviammo una piccola attività in proprio. Fermo! Polizia! Fermo! Vito, di qua! Tirami la borsa! Fermo! Lo sparo! Cazzo! Ok, bastardo! Gambe aperte! Cazzo! E fammi bene in vista! Mi dispiace, Vito. Beh, quella volta non andò tanto bene. Era il 43. L'America era in guerra. E l'esercito cercava gente che parlasse il siciliano per l'invasione. Avevo 18 anni. E tutto era meglio della galera. Chi lo dice che a casa non si torna? Mizzica, siamo in Sicilia nel 1943. Operazione Aschi. Ero nel 504esimo paracadutista. L'11 luglio avremmo dovuto lanciarci sulla costa sud della Sicilia. Ma ci colpirono e dovevamo lanciarci ben oltre le linee. Senza la resistenza locale saremmo morti. Così quando i soldati di Mussolini arrivarono in paese facendo la loro gola, restituirono il paese. Se nessuno parla, quest'uomo morirà! Bella la bandiera del fascio! Bandiera reale! Peccato che devo sempre uccidere. Ok, Scaletta. Allora, spara. Traditori! Pensavate di poter giocare con noi?
Hanno l'alzo, dobbiamo ripulire quei balconi, scaletta! Dietro i sacchi! Allora, siamo troppi per te? Vai, vado io! Portiti! Si ritirano! Muoviamoci! Con me! Dove minchia sei finito? Vieni, scaletta! Gesù, aiuto! Fare per tenere per mancare vale tempo. Coraggio. Questo amici che stanno arrivando altri soldati. Ok, tu e Williams eliminate quel nido di mitragliatrice. Poi trovate i prigionieri. Ci serve ogni uomo che troviamo. Ehi, scaletta, sali. Ehi, scaletta, da questa parte. Di qui non si passa. Abbiamo trovato la mitragliatrice. Occhio! Scaletta, se hai una granata, questo è il momento di usarla. Cazzo! Una granata nella finestra! Wow! Cazzo! Ehi, scaletta, ancora tutto intero? Più. Allora muovi il culo e andiamo. Guarda un po'. Prendi cosa tutte abbiamo. Le munizioni che puoi. Potremmo non trovarne più. Sopra. Andate al piano di sopra. Scaletta, prima. Uccidete gli ostaggi! Sono dietro di te. Peccato. Bello so canticchiare canzoncine natalizie mentre massacri gente. Cosa state parlando? Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Oh, là. Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare. Credi
qui davvero Don Cao? Cacetto, un congè quando siamo arretati come cucini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, boss della mafia siciliana. Quel giorno un'intera guarnigione si arrese. E perché? Perché glielo ordinò. Vabbè. A meno che i vari capitoli siano le missioni, come nel primo, che non sarebbe niente male. La mia fortuna finì nel 45 con una pallottola nella gamba. Quella mi fermò. Prima all'ospedale e poi in licenza per un mese. Così tornai a casa. Almeno per un po'. Vito! Qui sono! Joe! Bentornato a casa. Come l'hai saputo? Ho le mie fonti. Dai, facciamoci un giro. Bella macchina. È in dotazione. So che vuoi andare a casa, ma prima facciamoci una birra. Ma certo. Eccola. Empire Bay. Dimmi, ti manca? Certo che mi manca. Anche se non è che mi ha trattato bene, ma è sempre meglio di una trincea. Ma sto tempo di merda. Dicono che è l'inverno più rigido di sempre. Secondo i giornali durerà ancora per settimane. Ma non preoccuparti, vedrai che un drink ti scalda. Da quanto tempo non viviamo insieme? 2 anni? Quasi 3. Era il party di Tony Sacchelli, vero? Andiamo, Vito, su. L'ultimo drink insieme è stato dopo il funerale del tuo vecchio. Poco prima della tua partenza. Te lo ricordi, no? Non sono passati neanche 5 minuti e già parliamo della morte di mio padre. Cambiamo argomento, ti va? Dimmi, amico, com'era da quelle parti? Leggevo sempre il giornale per vedere cosa succedeva laggiù. E sai quanto odio leggere. Già, lo so. Gli avete fatto il culo a Mussolini, vero? Più o meno. Ci ha dato una mano un certo Don Calò. Ma dai, Don Calò, so chi è. Davvero? Sicuro. Conosco della gente come lui qui, mafiosi. Se lavori per loro sei a posto, se li fai incazzare sei morto. Ti sei dato da fare, eh? Già, hai avuto una medaglia, giusto? Da vecchio pattano in persona. Oh, allora sei un vero eroe di guerra, eh? E poi cosa hai fatto? Ti sei scopato un paese siciliano e sei tornato a casa, eh? Sì, come no? Il vecchio paese. Da queste parti ti puoi fottere qualunque cosa che respira, non gliene frega un cazzo a nessuno. Alla salute degli Stati Uniti e al tuo ritorno. Salute. A salute, 100 anni. Com'è che sei tornato? Sei uscito prima per buona condotta? No, mi sono preso una pallottola, sono stato un po' in ospedale e ora sono in licenza. Oh, aspetta, aspetta, vuoi dire che devi ritornare là? E che cosa pensavi? Non è ancora finita. Ma tu non vuoi tornarci, vero? Certo che no, ma che ci posso fare? Un minuto, aspetta qui. Ehi, Giuseppe, sono Joe. Ti ricordi il favore della settimana scorsa? Il suo nome è Vito Scaletta. Grazie, Giuseppe. Va bene, a dopo. Ok, senti qui. Allora, praticamente, la tua ferita sia molto serie che sono rimaste. E i dottori dicono che non puoi più combattere. Però... Oh, ehi, non dirmi che... Come ti ho detto, le mie conoscenze. Avrai tutte le carte ufficiali domani. Quando si tratta di avere i timbri e le firme, è solo questione dei soldi. Stai scherzando, vero? Non è un po' pericoloso? Sai, sono io che rischio di finire in galera.
E come faccio a pagare? Ci ho pensato io. Prendilo come regalo di bentornata a casa. E non preoccuparti, i documenti saranno puliti. Fidati. Beh, grazie. Prego, tu per me sei come un fratello. Ora puoi cominciare a pensare a quello che vuoi fare. Certo, ma prima devo andare a casa. Va bene, vuoi un passaggio? No, grazie. Faccio quattro passi per vedere cos'è cambiato. Come vuoi. Salutami tua sorella. Dopo vieni a trovarmi. Abbiamo tante cose da dirci. Non ci credo, mi hai fatto congelare. Grazie. Figurati. Vediamo più tardi. Vediamo domani. È bello riaverti qui. Erano quattro passi e un taxi. Eccoci qui. Ok, grazie, tieni il resto. Che bella musica natalizia, eh? E manderà tutta una visualizzazione per il copyright, però ma sì, torniamo subito, facciamo andare bene lo stesso. Lui non va da nessuna parte, ma è solo una birretta. Amico, spero che siano i nostri. Certo che lo sono. Già, è quello che dicevano gli altri. Cosa vendono i cappelli? Una cappelleria menswear, attenzione, capiamo. Signor Manara, ha chiuso il negozio. Sai, non posso più permettermi di tenere aperto. Oh, mi dispiace. Vabbè, non è colpa tua se c'è la guerra, Vito. Chissà, forse riaprirò quando finirà. Beh, buona fortuna allora. Grazie, ragazzi. Ah, scusate, che al prompter non me ne ero accorto. Ciao. Vito. Sono tornato. Vito, il mio ragazzo. Il mio ragazzo a casa. Non pensavo di rivederti. Quanto ti abbiamo aspettato. Vito. Sorellina, come va? Francesca. Oh, sono così contenta. Qui. Siedete, siedete. Avrai fame, figlio mio. Francesca ti ha preparato un pranzo speciale. Zuppa di pollo. Mangia. Mangia. Wow, sembra buono, Franny. Peccato che tuo padre non può più vederti. Il suo orgoglio saresti, Vito. Già, sicuro? Vito, bada come parli. Scusa, mamma, scusa. Benedici, Signore, questo cibo che per la tua volontà stiamo per prendere. Provvedi anche per coloro che non ne hanno, rendici partecipi della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore, amen. Il sonoro è un po' altalenante. Dovresti riposarti. La tua stanza è proprio come l'hai lasciata. Ce l'hanno. Ok. Ci vediamo domattina. Dormi bene, bambino mio. The sequel day. Qui non va bene. Devo trovare un posto dove stare.
Allora abbiamo giacca di pelle, giacca da combattimento, no, come la giacca di Lincoln Clay, perché deve avere questa? Tra l'altro è del 3, è del 3, perché? Perché sta cosa, scusatemi. Sì. Vestiamolo come si deve, perché come con lei non mi pare proprio a caso. Allora dovrei tornare presto. A quanto pare no, ma se ne è occupato Joe per me. Joe, vuoi cacciarti di nuovo nei guai? Mamma, vuoi che torni di nuovo a farmi sparare? No. Ecco, no. Vedi, forse Joe mi ha salvato la vita. Promettimi che non te caccerai in altri guai con quel Joe. Sai, tuo pace lavorava per un uomo al porto che si chiama Pappalardo. Ricominciamo! Potresti parlare con lui? Lavorare sotto come faceva tuo pace? Va da lui. Promettimi che andrai a parlargli oggi stesso. Ok, mamma, ok, promesso. Grazie a Dio. Ci credete che non ho mai giocato a Mafia 2 in vita mia? Mai. Cazzo è? Come si chiama questo? Mike Monte. Dan Glassmarker. Non me ne frega niente. Mi dispiace. Non mi interessa. Ti troveremo i soldi. Glielo prometto. Quello che hai. Che succede qui? Vito! Fatti gli affari tuoi, stronzo! No! Ah, sì? Sì. Avanti, bamboccio. Te faccio vedere io. Ti credi un duro perché spaventi una donna, eh? Avanti. Vediamo che sai fare. Vito. Stai peggiorando le cose. Basta, per favore! Vito, che stai facendo? Per favore, Vito, non è un problema. Che cazzo. Affanculo. Bravo, bene, levati dalle palle. Ve ne pentirete tutte e due. Ma che diavolo volevi? Mi dispiace, Vito. Non volevamo farti preoccupare per questo. Farmi preoccupare per cosa? Avanti, dimmi che succede, Franny. Prima di morire, papà ha preso dei soldi, tanti soldi, da uno strozzino. Pensava di trovare un lavoro migliore e di ripagarlo. L'abbiamo scoperto subito dopo che eri andato in guerra. Quanto? $2,000. Esagerato. La cosa peggiore è che li rivuole tutti entro questa settimana. Altrimenti la cifra salirà ancora. Non farò mai tanti soldi giù al porto. Chi è non questo lo tizio? So, mamma non me lo dice. È tutto ok, Vito. In qualche modo ce la faremo. Non preoccuparti. Ci penso io. Promesso. Grazie, Vito. Mi raccomando, sta attento. Come li trovo due testoni così in fretta? Scommetto che Joe può aiutarmi. Oh, che bella mappa. What a beautiful map.
posto adesso? È uguale a com'era un attimo fa, quando me l'hai chiesto. Ah, sei il solito incapace. E che cosa? Italia. Factory. No, mi rispondo voi. Scusi signora, sa dove vive Gio Barbaro? Sulla destra delle scale. E gli dica di smetterla di fare baccano di notte. Se non gli piace, che si trovi un altro posto. Gio Barbaro. Disturbo? Ah, figurati. Entra, parliamo. Oh! Porco schifoso. Ho rimorchiato questa ragazza mentre tornavo dal bar. Ti stavo aspettando. Va bene ragazze, basta così per ora. Affari. Tornate domani, riprenderemo da dove abbiamo interrotto. Hop hop. Dai Joy, perché smettere quando possiamo divertirci? Il divertimento è finito piccola, un'altra volta. Vito e io non ci vediamo da un sacco di tempo e abbiamo molto da recuperare. Io manco la mutanda quella. Ti passi bene caro Joy? Non male. Credimi, quella puttanella spagnola è un animale. Come è andata a casa? Bene, anche se mamma non era contenta quando ho parlato di te. Sai com'è, vuole che faccia un lavoro pulito. E ne cercherai uno? Non lo so, ma non voglio fare gli stessi errori del mio vecchio. Devo pagare i suoi debiti e poi trovare un posto dove vivere. Voglio i soldi e non li farò timbrando il cartellino. Ehi, puoi stare da me per tutto il tempo che vuoi e troviamo un bel lavoro per fare tante soldi senza che ti ammazzi, va bene? Musica per le mie orecchie. Per ora vivo coi $20 alla settimana che mi dà lo Stato. Conosco molte persone che pagano bene per lavori, diciamo, rischiosi. Sono sicuro di poter trovare qualcosa per un vecchio amico. Lavorare da felliti, poco ma sicuro. L'hai detto. Ok, per prima cosa devo farti conoscere Giuseppe. Così possiamo prendere le carte di congedo. Andiamo. E i soldi per tutto questo li hai fatti negli ultimi 3 anni? Negli ultimi 3 mesi, direi. Ho avuto appena il tempo di arredare questo posto. 3 mesi? Minchia. Devi conoscere la gente giusta e tu sei a posto, perché conosci me. Allora, hai pensato a cosa farai adesso? Hai detto che mi facevi conoscere questo Giuseppe. No, volevo dire, sai, in senso generale. In guerra hai mai pensato a cosa fare una volta tornato? Non proprio. Beh, oltre al solito. Sai, trovare una bella ragazza e sistemarsi. Oh, ehi, c'è un sacco di tempo per quella merda. Adesso però vedo di farti divertire un po'. Ehi, grazie ancora per le carte del congedo. Guarda che ho fatto solo una telefonata. Ringrazio Giuseppe quando andiamo a prenderle. Adesso mi fanno fare il tutorial di guida. Ehi, credi che potrei... Cosa lì? Guidare? Le strade sono ghiacciate, non hai mai guidato un'auto prima? Giù, in guerra ho guidato per quasi tutto il tempo. Già, ma questa non è un carro armato, è una delle più belle auto in giro. Non guidavo un carro, ma una Jeep. Che minchia è una Jeep? È una... Fa lo stesso, mi fai guidare oppure no? Va bene, con le chiavi, basta che stai attento e non mi rompi il cazzo. Allora, quando fa un cazzo di freddo fuori, devi dare un po' più di gas del solito. E quel pedale là, sulla destra. Lo so, Gio, lo so. Ok, gira a destra, poi vai dritto per un po'. Ehi, piano, rallenta un po', non c'è bisogno di farsi fermare per niente. Che ci sarà il limitatore pure qui. Ah, un corteggio bello, piuttosto così. Vedo,
Sai che ore sono? È giorno, che cazzo vuoi che ne sappia? E allora di andare a prenderti una macchina? Mi piacerebbe se potessi permettermela. E chi ha detto che la deve pagare? Me la va a far fare. Sai, hai detto la verità. Ti hanno davvero insegnato a guidare laggiù. Almeno ne hai cavato qualcosa di buono. Oh, ma guarda che bellezza! Bella, una Jefferson del 42. Con una macchina come quella sarebbe un vero peccato rompere il finestrino. Vai da Giuseppe a prendere un paio di grimaldelle. Benvenuto all'emporio di Giuseppe, il paradiso dei ladri. Se cerchi qualcosa, lui ce l'ha. Ti può vendere addirittura un porto ad armi falsi e un congedo. Ehi, Giuseppe, ti ho portato un nuovo cliente. È uno a posto, vero? Sì, signore, completamente. E Vito, un vecchio amico. Questo è Giuseppe, il miglior scassinatore di Empire Bay. Intenzione, prego. Come te la passi? Sono per te le carte? Proprio così. Beh, le hai già fatte. È stata una rottura, ma sono pronte. Beh, grazie. Funzioneranno, vero? Nessuno dell'esercito ti darà più fastidio, credimi. Visto? Che ti avevo detto? Ecco i soldi. Prendi i documenti, Vito. Ci servono anche dei grimaldelli. Sì, ci servono. E indovina chi le paga. Grazie. Puoi provarli ora. Ecco, prendi questa serratura. Deve solo metterci dentro il grimaldello e sollevare tutti i perni. Usi quest'altro per tenerli fermi, uno per uno. Quando i perni sono finiti, gira il secondo grimaldello e apri. È facile. Ci vediamo, Giuseppe. Facile, eh? Non preoccuparti, lo impari. Io lo faccio sempre quando dimentico le chiavi in macchina. Si vede, vedo. Ok, te va ancora di rubare quella macchina? Scherzi, certo che sì. Ecco la tua occasione. Ah, merda. Possibile veicolo rubato. Ma perché? Accelera! Ricevuto. Furto di veicolo in corso. Insegue il sospetto. Sì, ma non è ancora finita. Seminale svelto. Ricevuto. Assalto a pubblico ufficiale. Piace. Bene, forse l'abbiamo seminato. Mi piace la macchina. Non male, penso che la terrò. Bene, andiamo a cercare una carrozzeria. Offrono proprio il servizio che fa al caso nostro. Quanto mi verrà a costare? Ci ho pensato io, non ti preoccupare. Va bene un carrozziere qualsiasi, conosco quello che li gestisce.
per un coglione che non sa guidare dopo la telecamera. Ecco, parcheggia davanti alla porta del garage. Ok, adesso suona il clacson. Ehi, buon pomeriggio. Come posso aiutarti? Una nuova targa? Per te questo è altro. Radio News. I'm Lowell Harris. January 17th, Warsaw, Poland. Polish flags fly high in celebration as the Polish people have now been liberated from the tyrannical grip of the invading Nazi forces. Soviet troops marched into the capital city and battled fierce resistance. Delivering yet another crushing blow to the already crumbling German forces. There are reports. Portamela quando vuoi. On both sides of the conflict. For Press Radio News, I'm Lowell Harris. Cazzo carrozzeria. Anche riparata bene. Adesso dovresti conoscere Mike Bruschi, potrebbe avere qualche lavoretto per te. Ok, dov'è? Ah, uno sfascia carrozzi a Riverside, non te puoi sbagliare. Ehi, chi è quello? Chi? Quello alla carrozzeria. Ah, Tommy, è il nipote di un mio amico, dovresti vedere come si muove. Un paio di settimane fa eravamo a ballare a Oyster Bay. Ha mandato tutte le puttane fuori di testa. Noto una punta di invidia. Scherzi, non mi serve sapere ballare. Io ci so fare, amico. Adesso ti dico un paio delle mie frasi migliori, così forse non ti tocca passare troppe notti ad ammazzarti di seghe. Eccone una. Ehi, hai uno specchio in tasca? Perché riesco a vedermi nelle tue mutande. Ed eccone un'altra. Se stessi dormendo, è te che sognerei. No, avanti. E senti questa. Ehi, perché non andiamo a casa mia a giocare ai mini? Tu fai la porta e io ti sbatto. E secondo te funziona? La sai la differenza tra il sesso e quattro chiacchiere? No? Che dici, vieni da me a parlarne? Hai dei problemi, lo sai? Questa è infallibile. Ehi, dolcezza, ben vestito. Starebbe bene sul pavimento ai piedi del mio letto. Questa è pessima. Ehi, quando hai certi argomenti non occorre saper usare bene le parole. Capisci cosa intendo? Ehi, vai piano per quella curva. Un paio di settimane fa, un tizio è andato dritto contro quella minchia del guardrail ed è morto annegato. Ok, gira a destra. Hey Dick, what seems to be the problem? Oh, I can't seem to tune this station on. Bene, ci siamo quasi. Qui vai a destra. C'è un gancio. You should get an RCO5 radio from Empire Electronics. An RCO5 radio? Yes, sir. The RCO5 is the most superb listening experience around. Lì lo sfasciacarrozza di Mike, attraverso il cancello. So you and the family won't miss one detail of the war reports. Well, that does it. I'm gonna grab my hat and go get an RCO5 right now. The new RCO5 radio from Empire. Hey, ma guarda che c'è! Ehi, hey, Mike, ciao, bello! Ciao. Che sorpresa! Minchia, Mike, potreste lavarti quelle cazzo di mano ogni tanto? Ora devo farmi il bagno. Ehi, hey, stavo lavorando. La gente che lavora alle volte si sporca, sai? Tra l'altro me le sono appena pulite. Con cosa? Lo stesso cazzo di straccio che usi per pulire il bagno, testa di minchia? Dacci un taglio, sei dell'ufficio sanità o sei qui perché vuoi fare affari? Affari, chiaramente. Questo è il mio amico Vito. Vito, questo è Mike Bruschi. Non stringergli la mano, non ho così tanto sapone a casa. Piacere di conoscerti. Io e Vito siamo vecchi amici. È appena tornato dall'Europa e gli servono soldi. Così ho pensato che potevo aiutarti col tuo problema dei ricambi. Posso garantire per lui. Ok. Joe ti ha parlato dei nostri affari, giusto? Sì. Senti, voglio solo auto normali, niente di speciale. Ti do qualcosa per ogni auto.
prendo solo quelle che riesco a gestire. E non portarmi gli sbirri, ok? Se ti seguono fin qui, io non ti ho mai visto prima. Mi hai capito? Capito. Cristo, Mike! Mi hai sporcato il cappotto con quelle manacce sporche. Mi ha costato una fortuna. Va bene, datti una calmata o te l'infilo nel culo, checca. Sai quanto costa la lavaggia secca? Un sacco. E chissà se riusciranno mai a togliere questo schifo. Ma vuoi stare zitto? Vito, ascoltami. Oggi mi serve una Walter Coupé. Ho un po' di gente che cerca dei pezzi, ma non trovo un'auto. E beh, perché tu non sai ovviamente dove guardare. Ogni volta che passo per Hunter, se ne vedo una parcheggiata vicino a un bar. Il posto è Lone Star, credo. Ma è un quartiere nero. Darei troppo nell'occhio. Va bene, senti, ti do $350. Ne vale la pena, no? Cura, it. Va bene, d'accordo. Va bene, Vito, andiamo, andiamo. Nel frattempo ti manderò il conto della lavanderia per il cappotto. Sì, fai pure, cambierò indirizzo, stronzo. Ok, ascolta. Questo è il tuo primo incarico. Quindi non mandare tutto a puttane, eh? Oh, Vito, prende qua. Non si sa mai. Però. Ehi, Mike, posso provarla qui fuori? Certo, fai come ti pare. Avanti. Mira quel vecchio rottame. Ehi, Vito, prova a colpire la tanica di benzina. C'è ancora benzina dentro? Mi ricordo una barzelletta sui polacchi. Già, ora che ci penso. Fottiti! Ok, basta sparare. Abbiamo del lavoro da fare. Dobbiamo andare. Se quella ora è sua. Ok, torna da dove siamo venuti e prende la strada principale verso ovest. Non passare di nuovo per la città. And we don't need to tell you how much everyday items like soap, shampoo and cigarettes are appreciated by our troops. Donate your unused items and help keep the war machine running and make a soldier's day a little bit brighter. Remember, you can make a difference. Adesso. Deve essere considerato. Com'è essere di nuovo a casa? Bello. Andrebbe meglio se avessi dei soldi in tasca. Ehi, affrettaci. I miei soldi non danno la felicità, sai? Ma non dire cazzate. Sì, ti sto prendendo per il culo. Non preoccuparti dei soldi. Questo lavoretto è solo l'inizio. Presto ci navigherai nei soldi. Allora, Sand Island è sempre lo stesso buco di merda? No, adesso si sta una meraviglia. Davvero? E che minchia è successo? I negri sono migrati al caldo per l'inverno.
Ma certo che è un buco di merda, Vito. Sei stato via un paio d'anni, ci vorrebbe ben altro per sistemare sto posto. Quelli si moltiplicano come conigli, ecco cosa fanno. Eppure peggio di prima. Adesso sono anche messi insieme in una specie di banda. Come minchia si chiamano? Beamers, Boomers, una minchiata del genere. Che minchia ne so. Vabbè, non è cazzo. Ehi, ma di che ti preoccupi? Sono animali. Non fanno che spacciare droga e ammazzarsi fra di loro. Non ti daranno problemi. E se lo fanno, usa la pistola che ti ho dato. A proposito, che novità è questa? Perché vai in giro armato? Di questi tempi non puoi fare affare senza, specie da queste parti. Tu sì che sai come tranquillizzare la gente, vero? Qui vai a sinistra. Avevo dimenticato quanto è carina questa zona. Sai che ti dico? Prima o poi mi comprerò una casa. Ma sento, è appena tornata e già si sente troppo importante per il suo vecchio vicino. Ehi, non rompermi le palle, devo solo un'occhiata. Ci vorranno anni prima che possa permettermi un posto così. Ti piace lo champagne, ma compri la birra, amico. Ma non ti preoccupare, ti aiuterò a cambiare le cose. Vito, va bene. E quella bellezza color crema laggiù. Stai attento. Fai in fretta e levati dal cazzo. Rompi un finestrino se devi. Io ti aspetto da Mike. E se ci sono problemi? Allora risolvili. Senti, consideralo un esame. Se non ce la fai, so che cercano gente in fabbrica. Era solo per sapere. Buona fortuna, amico. Ci vediamo da Mike. Che cazzo stai facendo? Oh, merda. Ehi! Cosa fai, figlio di puttana? Io ce n'è di neve.
missione compiuta. Com'è andata? Una passeggiata. Tranne che l'auto era di un gruppo di idioti che volevano farmi fuori appena te ne sei andato. Probabilmente erano i Bombers. Hunter e il loro quartiere. Non dovete preoccuparvi di quelli come loro. Se ne stanno per strada. Dicono cazzate, rubano stronzate, fumano verba. Vediamo cos'hai qui. Oh, bello. Niente macchie. Pulita. Dove avrà trovato i soldi per questa? L'avrà rubata anche lui. Bella, però. Quant'è che ti avevo promesso per questa? 600. Mi piace il tuo amico Joe. Ecco i tuoi $400. Passa ancora, ok? Faremo qualche altro affare. Contaci, Mike. Ci vediamo, Mike. Tornerò presto. Va bene, ragazzi. Ci vediamo. Ecco i tuoi 300. Prendo la mia parte come intermediario. La prossima volta sarai da solo. Ottimo. Grazie, Joe. Bene, andiamo a casa. Sono sfinito. La macchina che ho rubato. La mia macchina. Grazie. Torna anche questa carretta. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Sì? Ciao. No. No, no, non l'ho incrociato, ma non c'era. No, no, perché la bambina va all'asilo, l'altra è in classe con gli altri bambini che non entrano, quindi non entra. Ci ho pensato dopo, capito? Quindi è andata a posto così. Sì, sì, lo so. Non so ma ce ne sono. Però dovresti prendere l'autostrada, Vito. Va bene, hai finito quel lavoro senza fare cazzate. Ben fatto. Già, ma mi hanno quasi sparato. Non sono sopravvissuto alla guerra per morire a Sand Island. Ehi, fa parte del mestiere, amico. Prendere o lasciare. Del resto non sei qualificato per fare altro, no? Sì, forse hai ragione. Non preoccuparti, vedrai che sarà una passeggiata. Cos'è questa storia con Bruschi? Fa comodo conoscere uno come Mike. Ha un caratteraccio, ma ha sempre qualche affare per le mani. Macchine usate di solito. Per un po' è finito dentro. Ho sentito che una volta rapinava distributore di benzina. Vuoi fargli pagare la lavanderia per la tua giacca? No, lascerò perdere. Faccio un mucchio di affare con quello lì e ha un pessimo carattere. Una volta eravamo alle corse e un coglione gli ha rovesciato una birra sulla schedina vincente. Mike lo ha pestato fino ad acciacarlo, per $10. Sembra proprio un pezzo di merda. Già, bisogna saper trattare con questa gente. E Mike è un agnellino in confronto a certi tizi che ho conosciuto da quando sei partito, vedrai. Qui intorno c'è un posto sicuro per parcheggiare. Non voglio lasciarla per strada. Certo, mettila con la mia nel garage. Ci sono troppi criminali in giro. Qui intorno non è più che una volta, eh? E procuriamoci una macchina. È abbastanza schifo. Capito,
Ok, devo da questi giri. Luigi Bellonio. Se hai fame, ho un po' di roba in frigorifero. Hai fame, vedo. Prendi quello che vuoi dal frigorifero. Ma dov'è? Civili uccisi zero, dai, sono così bravo.